Eccoci tornati su Ark, come sempre, vi ringrazio per il supporto che state dando alla serie. Allora, raga, per quanto riguarda oggi, ho preso praticamente il Rex e l'Optero. Tra l'altro stavo registrando un OBS, ovviamente, ogni volta c'è un aggiornamento di Windows, un aggiornamento del driver grafico, praticamente nulla mi va a staccare, diciamo, il driver audio d'OBS, quindi niente. Fortunatamente me ne sono accorto abbastanza in fretta. A parte questo nulla, vorrei un attimino potenziare la sella dell'Optero. Mamma mia, ci ho infilato tutto qua dentro, vabbè. Allora, upgrade. No, perché sapete com'è. Non si sa mai, meglio potenziarla per bene. Allora, pelle sicuramente non ci manca. Quella è l'unica cosa che probabilmente anche nel tiracoleo c'è una quantità esagerata. Chitina invece può essere un po' un problema. Allora, fatemi vedere un secondo. Tanto faccio vedere anche la fregatura di sta staffa. Praticamente è quella per far clonare la creatura che colpite. Cioè, faccio queste beta? No. Perché no? Qua non ce ne ho altre. In realtà sì. E magari mi dà qualcosa di meglio, no? Vediamo un po'. Perché non vedo? Ora sì. Danno ridotto di 738. Velocità di nuoto sull'Optero fantastica. Danno elementale ridotto del 37%. Bonus armor quando equipaggiato 288. Ok, quello del calicoterio no. Qual era che c'era uscita buono? Che in realtà può uscire anche che aumenta il danno. Quindi quello in realtà come potenziamento è top. Allora, un attimino. Tu che caspita ti sei mangiato che ho fatto 30 livelli? Vabbè, ti vado a mettere tutto danno. Almeno per volare stiamo a posto, cioè ormai con lui, secondo me, stiamo tranquilli. Sassolino, io però ti porto dietro. Il T-Rex in realtà non è proprio malissimo, però era 400 e qualcosa, infatti 631, sì, fantastico, però nì. Ma concentrerei più sul golem perché anche con l'abilità sua che per 15 secondi non piglia danno da qualsiasi cosa. Anche per i boss fight forse un attimino meglio. Anche se comunque il TR Alpha non è elite, quindi nì, si può fare meglio. Allora, se tipo attacchiamo questo qui con la staffa, non gli fa un cavolo. Se trovo qualche creatura vanilla tipo tu. Non mi ha clonato. Purtroppo funziona soltanto sulle creature vanilla. Infatti è un po' una fregatura. Che fondamentalmente su sta mod creature vanilla non c'è quasi un cavolo. A parte sto Pegomastax. Se stai fermo. Ok. Già che si è confuso. Cioè tipo colpendo questo. Non me ne esce un altro. Scusami. Così mi sembra un po' ridicola la cosa. Avevo provato sul ceratosauro, su quello funzionava, su questi no. Se riesco a trovare un ceratosauro lo faccio vedere. Praticamente lo va a clonare, però le altre creature, quelle comunque moddate, non va, cioè nel senso. Il problema è che bene o male spawnano tutte creature non moddate. Bello questo, Alfa Draghetto Spinoso. Questo mi piacerebbe però, sapete. Vediamo un attimo se posso fare le crocchette. Allora, mi sembra che erano tre rage. Allora, rage, alfa rage 3. Che mi manca? Non ho capito. L'essenza, non so. Beta rage. Aspetta, mancano pure i torte. Beta rage, mi sa che ce l'ho dall'altra parte. A meno che non mi mancano. Aspetta, mi viene il dubbio. Aspettate un attimo. Allora, di là. Possibile che Beta Rage non ce l'ho. Mi sembra strano. No, caspita, Beta Rage mi manca. Peccato, cavolo. Ma devo ricordare di andarla a pigliare. Peccato perché il draghetto spinoso in realtà è veramente tanto carino. Vabbè.
Cerchiamo di vedere un attimino se riusciamo a trovare qualcosina per far livellare il nostro golem. Tra l'altro bello pure questo qui. Cavolo, raga, elementale, potrei utilizzare l'optero. Ma scoccio un po' perché è l'unico volatile che ho, la verità. Però, ok, perché questo qui è elementale. Pure bella abilità. Però quello comunque è elite. Cioè, addirittura il gerbo è elite. Ma che cavolo. In realtà se guardi bene comunque d'elite si trova in giro. Vabbè, dai. Non vorrei fa così, però. Mi dispiace, Ptero. La nostra avventura è finita troppo presto, secondo me. Sto dodo è andato sotto le fondamenta. Allora. Mamma quanta roba qua dentro, aiuto. Addio, Ptero. T'ho voluto bene. Te lo giuro. Allora, elementare, elementare. Elite. Ti prego, fammelo fa perché sennò. Se può fare casella del morellato, tipo. No, perché a sto punto, sai com'è? Abbiamo sacrificato. Il povero Ptero, cioè praticamente sto povero Ptero tra i 20 minuti di video che ho parlato da solo perché si era staccato il driver da OBS e i 5 minuti che abbiamo volato è durato veramente un cavolo. Poverino, mi dispiace per lui, sincero. Però. Non è esattamente l'elite. Perché è diventato beta, no? Aspetta un attimo. Non è esattamente l'elite che speravo di pigliare, però ehi. Almeno è Fireburst quello questo. Ma questo non pia niente torpo. No. No, ok. Ora non lo sappia. Non ho ben capito, ma c'è una riduzione danno. Quella grandissima morellato, pa. Ok, va bene, accettabile, dai. Fa niente, tanto ora si lascia addomesticare. Potevo essere furbo e sparare dal rinognata. Incredibile, l'ho azzeccato la prima il nome. Però, ehi, a noi le cose semplici evidentemente non piacciono, quindi. Neanche vola sopra, tipo. Spero che non segue niente, tipo. Ok, tutto dentro. Allora, per cortesia. No, ma si è addormentato. No, oh, ma che. Abbandonato, cioè, veramente, guarda. Si fa così. Io te volevo bene, ma hai buttato giù da sel. Allora, caro Morellato. Quanta vita c'ha? 273.000. Mamma mia. Incredibile. Frasel gli avrei potuto potenziare. Quasi quasi, sapete che. Secondo me è meglio. Ma giusto per non fa, diciamo, il fail come al solito che è appena addomesticato. Attacchiamo qualcosa e c'ho one shot. Giusto così per dire. Tanto non capita mai, nel senso. Allora, un attimino, tanto comunque. Poi 2 minuti per addomesticarsi. Ce li metto. Devo ricordare soltanto di pigliare qualcosina. The Beta Rage, perché caspita, ci manca. Allora. Anche perché se ci avete fortuna, possono anche, non lo so, tipo un Beta, un Alpha. Con la X o col 9, 5, eccetera. Che sarebbe il livello dei Paragons, no? Quindi in realtà non sarebbe male. Allora, morellato, po'. Ecco da te. Che mi manca legno. Vabbè, legno che caspita, non c'ho legno. Veramente. Se non c'ho legno è vergognoso. 70. La cosa positiva è che comunque questa sella qui si potenzia easy. Più o meno. Voglio fare le cose fatte per bene. E salvo pure i dati. Perché mi ha tirato una botta di lag incredibile. Allora, queste qui Elite Essence, caspita, devo vedere se ce n'ho qualcosa in più. Quelle Alpha sicuro non ce l'ho perché ho fatto le frecce. Vedo prima magari nel tiracoreo. C'è mica Essence, tu? Non quelle che vorrei, cavolo.
No, perché vorrei potenziarla con l'essenza elite, no? Sì, ce ne abbiamo. Se non c'è il golem, non ce ne abbiamo. Essenze, no, per fortuna ce n'è qualcuno. Purtroppo quelle elite alfa, quelle alfa bene o male si fanno. Quelle più o meno. Più che altro è buona come zona qui perché comunque ne spawnano diversi da Dino. C'è soltanto quelli del petrolio, eccetera. Comunque si fanno easy. Allora, ah, ci sono anche le essenze. Essenze Prime mai prese, Apex neanche, Ultimate neanche, non so, forse ancora non sono state implementate. Allora, questa qui 36, no, devo andare a togliere di mezzo quel gerbo, mi dispiace un casino, però per una, mi sembra un attimo una fregatura. Ma vedete voi, c'è nel senso 35 su 36, ma che cavolo. A volte che sembra che il gioco si diverta a prenderci in giro. Tra l'altro si è anche addomesticato. Speriamo che abbia un bel po' di livelli in danno e vita. Dove sei, Gerboa? Elite Zombie Saber, tutto, mamma mia. Cioè, ora che. Non lo so, non stiamo a cercare Elite. Se ne trovano un sacco. Tra l'altro, Elite Gerboa Element. What? Raga, questo è un botto di Element per noi, eh. Ma che vuole esattamente Davide, non ho capito. Tigre, io non voglio killarti, capisci? Cioè, perché vorrei addomesticarti poi a un certo punto. Ah, sapi anche col povero gerbo. Vabbè che in realtà non si può raccogliere. Io sì. Che cavolo? A parte che ci sono raggi strani che escono, tipo. Minion Elite. Scusa, è quello vero? Quello? Mi sono perso il gerbo. Delta. Non ci credo, raga. Ah no, perché la kill. Non lo so. Ma poi il minion mi dà elemento, tipo. No. Scusa, quello vero che caspita di fine ha fatto? Mannaggia tigre, oh, ma guarda, c'è assurdo. Ah, è qui il. No, questo è il corpo mio. Anche la pozione va a tigre. Ma fregate il gerboa, cioè non ci credo. Ora te devo killare, però. Non avrei voluto. Però, ehi. Ma servono le essenze elite. Peccato, questa si poteva addomesticare. Allora, essenze elite. Eccote qui. Peccato quell'imprinting, perché fa l'imprinting su sta mod è abbastanza un casino. Infatti quasi quasi metterei Crazy Potion soltanto per potergli fa l'imprinting, no? Che comunque becca due. Che siano comunque identici della variante di Dino, entrambi del livello alto, non dico che è impossibile, ma quasi. In alternativa si potrebbe fare l'aggeggio per clonare Tech. Il problema qual è? Che se ci sono 40 gradi e lascio il PC acceso 15 ore su Arc, ve lascio immaginare, cioè sta stanza arriva a 80 gradi probabilmente, quindi forse è meglio mettere Crazy Potion, non solo per quello. Perché praticamente il replicator. No, scusa, non il replicator. L'oggetto per clonare tech. A parte ti chiede un sacco di elemento, ma il problema è il tempo. Fondamentalmente. Cioè, ci vuole comunque svariato tempo. E se parlate, mi sembra decine d'ore, la verità. A parte questo, un attimino. Dacci il potenziamento del danno, per favore. Allora, abilità. Danno dell'abilità più 25%. Ottimo. Danno da impulso ricevuto, credo danno ad aria, meno 86%, non male. Movement speed più 19%, grazie, almeno nel movimento del nuoto, che già è positivo. Explosion damage taken ridotto del 23%, danno da esplosione ridotto, non male. Danno subito fisso ridotto di 468, non è male.
In realtà potevo uscire un po' meglio, se usciva magari il potenziamento, quello praticamente della sella, no? Che quando l'equipaggi la sella ti dà anche per esempio 300 di bonus armatura, forse era un attimino meglio, però comunque non male. Allora, questa a te, poi con calma vedo se c'ho qualcosa per il morellato. Dovrei farmargli le Paragons però. Per farmargli le Paragons in realtà è abbastanza tranquillo perché lui è una creatura abbastanza comune nel deserto, quindi semplicemente basta andare in giro, colpirne un po' e insomma droppa la pozioncina. Non ho ben capito perché sta ancora a salire il torpore però. Allora, vediamo un attimino con l'abilità. 12.000, ok. Quanta caspita di roba c'aveva sto NPC, tipo? Un po' lenta ad attaccare. Tasto destro. Poi vedi se fa qualcosa in più. Loro però c'hanno l'armatura. Aspetta un attimo. Tipo questo. 9700. 9700. Senza livelli però. Certo che comunque può essere elite. Ma aspetto qualcosa da me. Però c'ha comunque questa skill ad aria che è abbastanza buona, la verità. Secondo me. Tocca vedere un attimino livellato. Caspita però. Guarda come aumenta la percentuale di danno. Questo in realtà dovrebbe essere anche abbastanza tranquillo da livellare. Fatemi vedere un attimo. Infatti per livella lui ci chiede praticamente 300 kill. Poi praticamente se killiamo Dino che hanno più punti rispetto a lui, quindi praticamente quasi tutti i Dino, vedete comunque questo qui scala molto più velocemente, no? Non lo so, potrebbe essere anche buono alla fine. Il problema è che il danno da base, vabbè, è già arrivato a 15.000. Già è meglio rispetto a prima. Con la C fai qualcosa? No, con la X vabbè, c'è sta... Questa skill qui, però col fatto che è una skill ad aria, non è proprio male. Non ho capito che caspita è successo. Minion Elite? Mi sembra un attimo esagerata come cosa. Questa qui? No, è da aliena. No, non me l'ho killata, eh. Ma non ci muoio mica. No vabbè, sono scomparsi, meglio. Ci mancava solo che ci lasciavo le penne, poi. Poteva essere abbastanza tragica come cosa. Allora, un po' di pozioni mettiamole qui, giusto per sicurezza. Almeno fa dai giro con lui. In realtà è pure comodo, perché bevi di continuo, sei a posto. Delta singolarità, arrivederci e grazie. Dovrei soltanto trovare qualcosina ad un attimino più interessante da killare. Poi in realtà potrei killare anche loro, che se ci droppano tipo la soul è un livello d'evoluzione easy. Ovviamente comunque non credo, insomma, che il confronto con qualsiasi altro elite, ecco, cioè penso che anche il raptor elite è meglio da questo. Però comunque come quantità di vita, cavolo, cioè nel senso senza livelli, 400.000. A livello 3 dovrebbe avere 1.200.000. Però anche lì il golem è alfa, non è elite, ma c'ha comunque 1.600.000. Quello corre veramente tantissimo. Questa è gamma dimensionale. Ma tipo un Ancient, un Prime, qualcosa di un attimino, come dire, più interessante, no, eh? Fireburst, livello 600, peccato però che è praticamente senza tier. Tu hai finita la stamina? Cioè quanta stamina c'hai, scusa? 100.000 di stamina e l'hai finita? Come cavolo hai fatto? Cioè incredibile. Complimenti. No, comunque questo attacco di fuoco è abbastanza buono. Queste alfa e... No, te tolgo da mezzo però. Ovviamente lui droppa. Il morellato, perché ce l'abbiamo noi, non droppa. Tra l'altro questo qui per lo scorpione.
Ah, praticamente Eclipse ti dà praticamente sto bonus che i nemici ti ignorano durante la notte. Moscops Miracolo. E prova a killarlo se riesco a colpirlo. È incolpibile. Era. Ah, ora mi attaccano tutti per un paio di secondi, fa niente. Cioè, meglio per me nel senso, almeno venite voi da noi e un attimo. Meglio il tutto. Un altro medaglione. Guarda quanti miracoli, è incredibile. Questo è Alfa Miracolo. Non lo colpirò tipo mai. Alfa Unique Gibble. Ma manca quello Rage, caspita, per farlo, che però. No, Gallimimus, guarda, non tapio nemmeno la pozione, perché tanto Gallimimus proprio non è che mi interessa, anzi. Non c'ho mai stamina però su sto Dino, come caspita è possibile? Però già che fa 18.000, male proprio non è. Poi che c'è del bello, what? Alfa Cometa. Che cavolo. Ma chi è che mi dire sta cosa? Oh, datemi tregua. Cioè veramente. Quello vorrei killarlo. Però 37 milioni di vita è impossibile. Attualmente. Cioè con tutta la volontà di questo universo. Ma come cavolo faccio? Cioè non si può. Quello lì. Beta Fire Boost. Fiammia per favore torna indietro. No, eh. Il Deinosuchus, peccato raga che non c'è ancora l'elemento. Se no quello sarebbe stato veramente top. Cioè immaginate voi quello con l'elemento che caspita può combinare. Cose incredibili secondo me. Vieni qui. Questo sicuro c'è da punto. Il Ranocchio non lo so se può essere carino. C'ho qualcosina per la stamina, sì. No, perché sennò veramente divento un trauma. Questo è dato a te. Buono che si moltiplicano, mica tanto. 914. Un po' un'esagerazione, secondo me. Ma sa che neanche me li conta. Però abbiamo killato lui. Il problema sono loro che mi stanno a fare veramente brutto. Please no. Guarda quanti coccodrilli. No, però sono bellissimi. Cioè, veramente. Ma là c'è tipo una sfera da fuoco. Ma che cavolo. Ok. Ice Titano Boa 1. Aspetta un attimo, perché quello lì c'ha l'elemento. Può essere anche che ci fa livellare il nostro. Può essere. Non so se prova con lui o col Golem, cavolo. A parte non vedo più. No, non è cambiato un cavolo. Ma fregata alla grande. Cioè, nel senso. Speravo ci facesse diventare uno. Vabbè. Evidentemente deve essere almeno Delta. È avvenuto anche un miracolo. La giornata dei miracoli, incredibile. Questo è basic, non ci interessa. Non ho capito che caspita stanno a fare tutti questi riceratopi. Ma tu non c'hai mai stamina, cioè, ma veramente io te la porto, è impossibile. Che cavolo. Ma capito. Minion Delta. Non c'è niente che ci interessi. Oh, più che altro non capisco perché tutti questi triceratopi stanno a fare robe. Apex Armored Triceratopo. Questo però lo devo fare col Golem. Conviene, raga. No, non c'è il golem dietro. Non è giusto, vabbè. Perché cavolo dorme? No, qualcuno me la spieghi. Lui intanto vola.
Ma è una fregatura infinita, ma scusa. Ma non è mica il criopod, cioè nel senso... Vabbè. Sì, calmate un attimo, torniamo. Ma devo via il golem. Sassolino, please, I need you. Tu invece hai bisogno di essere curato. Dietro questa. Già che è il triceratopo, già che c'è scritto Armored. Secondo me è abbastanza resistente. Ma devi togliere sto coso dalla mano, che se non mi fa attaccare. E neanche ora. Ok, triceratopo Armored. Eccolo qui. Caspita, quello era Elite. Vabbè che è il Terrorist. Fa niente. Se solo riuscissi a colpirlo alla schiena. 43, ottimo. Spero mi faccia livello. Mi dispiace Terrorbreed, però purtroppo non credo tu potessi fare un danno decente, se proprio sincero. What? È tornato in vita. Cioè praticamente lui sta di addomesticami. Incredibile. Se torna di nuovo in vita addormento. Cioè veramente, ok. Guardalo. Lui ci crede. E vabbè dai, se riesce a sopravvivere veramente te piglio. Devo fare così perché sennò qua non si finisce. No, se l'è mangiata la tir. Incredibile, c'è cioè, un Terrorbreed immortale che è tornato più in volte in vita lui che Goku. Cioè, non lo so. Praticamente è morto da una caspita di tigre a random che se l'è bagnato. C'è incredibile, veramente. Poverino, c'è una fine veramente triste. È tornato in vita veramente tante di quelle volte, vabbè. Sì, però, mamma mia, non lo so, ci lasci le penne. Che caspita, perché ora non pian cavolo? Cioè, neanche questo ha sentito. Ma? Non lo so se è meglio così. Ma qua ci fa più danno. Non mi sembra cambi un cavolo, credo. C'è qua sassata 3007. Ma com'è possibile, scusa? Cioè, prima pigliava molto di più. Vabbè che ormai gli manca pochissimo. Spero soltanto, insomma, che ce lo faccia evolvere a un certo punto. Perché sta diventando una cosa incredibile. Non so quanti caspita di mini boss e creature si è killato sto coso, ma non li vedo. Vuoi via per favore. Ci manca solo che mi frega una kill, poi diventa tristissimo. Sono di danno buono, niente, pure lui è fenice. Comunque quello fenice, se praticamente non viene mangiato il corpo, può comunque ritornare in vita. Tipo ora quel serpente tra un paio di secondi torna in vita. Il che è abbastanza incredibile. Cioè può tornare in vita tipo per sempre. L'importante è che non viene mangiato. Quindi seguendo sta logica, se becchiamo il golem e come si dice, Elite fenice, è immortale raga, perché non si può mangiare nessuno. Secondo me è geniale. Se mai riusciremo a trovarne uno, ce lo pigliamo. E tu comunque non hai livellato, mi fa piacere, grazie mille. Voglio vedere un attimo il morellato, però qua quanto gli manca. Posso darti qualcosa?
Parte svegliata tipo questo. Ok, per fortuna. Non credevo funzionasse, la verità. Allora, ci mancano 250 kill o altrimenti è la stessa specie, me ne ha contato uno, non so perché. Creature che hanno un punteggio maggiore, ce ne mancano ancora. È un casino, 72. Cavolo. Questo mi sembra bello, però. Aspettate un attimo, fatemi vedere. Ci dà praticamente swim speed, velocità da nuoto 5%, vita aumentata 689, stamina 276, cibo 650. No. Il nostro forse è meglio. No, questo è meglio. Passo tutto. What? Proviamo ad armor bonus questo. Più vita, armor bonus, ma tengo questo. E niente, raga, penso di farmi un altro giro tranquillo nel deserto, cercando magari altri morellatopi per sperare di droppare la soul per fargli fare il livello paragon, tra virgolette, easy. Ma ne dubito. A parte questo, nulla, spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace. Sono stato aspirato dal vortice. E niente, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao belli!